Si è messo in campo uno strumento, quello referendario, per tornare a Mattarello con l'obiettivo di spingere il Parlamento ad approvare rapidamente una legge nuova che consenta all'Italia di mantenere bipolarismo, stabilità e di far scegliere ai cittadini i loro rappresentanti. Sono approdati oggi in Cassazione i quesiti referendari che hanno l'obiettivo di tornare al maggioritario uninominale, un'iniziativa che si contrappone ad un altro referendum già depositato, quello filo proporzionale dell'ex senatore costituzionalista Passigli. Su una cosa sono tutti d'accordo, cancellare l'attuale legge Porcellum, così come era stata chiamata dal suo padre politico Calderoli. A mediare tra i due fronti c'è Bersani, che ha convocato il 19 luglio una direzione nazionale per arrivare ad una posizione comune. Ma di divisioni interne al partito oggi non si parla. L'unica preoccupazione per Arturo Parisi è la divisione tra il Paese e il Parlamento. Ecco perché il referendum per cancellare la legge attuale e tornare al maggioritario deve partire. Un'iniziativa che ottiene anche l'appoggio di Italia dei Valori e di Sinistra Ecologia e Libertà. Questo allargamento ad altre forze politiche dell'opposizione è un'occasione per raccogliere la spinta al cambiamento. Ne sono convinti i sostenitori del referendum. Bisogna innanzitutto liberarsi da questa legge porcata che ha portato a questo Parlamento insignificante sul piano della rappresentanza. Noi dobbiamo certamente apprezzare tutti gli sforzi che verranno fatti anche in Parlamento per cambiare questa legge, ma soprattutto c'è bisogno di coinvolgere i cittadini.